Salve a tutti, oggi siamo ad Achiavara in compagnia di Sebastiano Serafini. Ciao! Treni in Italia o treni in Giappone? Mi fai qua un po' di Komatsuri. Ghibli o la Disney? Il ristorante che praticamente cadono a pezzi. Senti le mie mani. Fa freddo. Itadakimasu. Torna la rubrica sofferenza per le nostre papille gustative. Seba mangia con Tommaso il tonkatsu. Ciao ragazzi, come va? Oggi siamo qua con... Spero tutto bene. Tommaso in Giappone e siamo a mangiare tonkatsu, che non è una parolaccia, ricordiamo, ma è la frittura di... Che cos'è? Dicelo te. Dipende, oggi mangiamo tonkatsu, quindi è frittura di maiale. La frittura di... E io in realtà prendo pollo e tu prendi anche l'ebi, che sarebbe lo shrimp. L'ebi katsu. Vabbè, e niente. Qua ci sono tutte le salsine, vediamo se è buono o meno. È la prima volta che andiamo a mangiare tonkatsu. Devo dire che sarà la prima volta che mangio tonkatsu. Non so quanto. No, tonkatsu, sì. Noi lo mangio una volta ogni due mesi, un mese, sì. Due anni. Comunque, per chi non lo conoscesse, Tommaso vive in Giappone, ha una figlia bellissima che è double, perché è metà giapponese. Ecco, è sia giapponese che italiana. E sua moglie è giapponese, vivono qua. C'è un canale che parla della sua vita in Japan. Quindi andatevelo a vedere se già non lo conoscete. E niente, anche lui sta facendo la sua versione del video. Quindi questo è il video Inception. Sì, questa è infatti. La camera è spenta, vabbè, comunque. Che fame! Io ho tipo tre giacche. Io invece ho... Tu non hai freddo? Io ho... No, ma questo è il maglione primaverile. Ma come fai a non aver freddo, scusa? Sono 95 kg, quindi ho uno strato un po' più grasso. Dici che è quello? Un po' sei sicuro. Non so, io c'ho sempre... Ma senti le mie mani? Fa freddo. Lo so. Io c'ho le mani... Guarda che bello orologio che c'ha. No, questo non è granché. Guarda che brutto orologio che c'ha. Questo mio ormai è vecchio. È simpatico. Sto aspettando che Sony fa l'orologio nuovo, ma ancora me lo mette fuori. Vabbè, posso farti una domanda riguardo alcuni miei video? Cioè, non che ti faccio la stessa domanda sul video. Preferisci Ghibli o... la Disney? Allora, questo ne abbiamo parlato prima. Comunque io, vabbè, quando ero piccolo, diciamo 6-7 anni, 10 anni, sicuramente Disney. Sì. Comunque sia, gli anime per me quegli anni erano Mazinga, Kenny Guerriero, Cavaliere dello Zodiaco. Disney invece era l'anime, come dire, era il cartone animato per tutte le, insomma, la famiglia. Tutta la famiglia, natalizio, eccetera, da cinema. Una tradizione per Natale, tra l'altro, con la mia prima ragazza, mi ricordo. Nel 92 era la Bella Bestia. Oh mio Dio. Comunque ora no, ora Ghibli assolutamente. Perché? Perché per i temi trattati, per... Sì, è più adulto, è più interessante. Disney, devo dire che alcune cose mi piacciono. E se mi capitano sotto mano ancora. Lo so. Mi piace tanto, mi piace. Frozen. No, Frozen no, Robin Hood. Robin era bellissimo. Il mio preferito è da Pinocchio, mi piaceva da piccola. Poi mi piace tantissimo Aladdin. A me Lilo e Stitch mi piaceva, lo so che era scemo, però era carino. Sei più piccolo. Vabbè, ma scusa. No, vabbè, ma Pinocchio è vecchio. Sì, no, però per esempio per me Aladdin è del 90, tipo del 94. A me però per esempio piaceva tantissimo La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia. No, il mio preferito, scusa, Il Re Leone, che scemo. Il Re Leone è il mio preferito. La sonora di Phil Collins. No, bellissimo. No, di Elton John, Phil Collins. Scusa, sì, cos'era anche... Com'è che faceva quello? Can you feel the love tonight? La so cantare al karaoke, la canto sempre perché è una canzone facilissima da cantare, ma fate sempre figurone. È vero, canto quella ai Backstreet Boys quando vado con i Backstreet Boys in Giappone. Mamma mia, ti giuro che non mi sono mai interessati, ma in Giappone, ma anche con gente tipo, cioè, di 20 anni ascolta i Backstreet Boys. I Backstreet Boys sono forse più famosi che nel resto del mondo. Invece i Take That qua non sono. No. Seconda domanda e poi chiudiamo, che mangiamo, forse ci arriva il cibo. Treni in Italia o treni in Giappone? Treni in Giappone. Ok, vabbè, questo era un po' facile. Sto pensando... Ma sia un bel treno, Sì, è un bel treno. Però... Se arriva puntuale, quando arriva puntuale. Dello Shinkansen è... Ma dicevo anche questo qua. Freccia Rossa viaggiano su dei binari in cui vanno anche altri treni, tipo Intercity, eccetera. Shinkansen. Solo Shinkansen. Sì. Capite che sono dei treni un po' razzisti, diciamocelo. C'hanno anche dei vagoni solo per stranieri. Primo treno è andata a funzione alle Olimpiadi nel 1964, ma la linea degli Shinkansen ha cominciato a guadagnare circa 10 anni fa. E la JR è fallita. Sì, la JR è fallita.
vita è diventata privata. Per costruire tutti. Infatti è per quello che la JR costa un po' di più rispetto alla Cebu o altre linee di treni, no? Beh, però insomma. No, costa vagamente di più. Però se la confronti con la Cebu costa di più. Però la Toei costa tantissimo, però. La Toei è quella del governo di Tokyo. Infatti costa un po' di soldi. Il progetto Shinkansen ha fatto fuori una valanga di soldi. Il Chuo Shinkansen, che è il treno a repulsione magnetica, sviluppato dalla JR, lo vogliono vendere anche nel resto del mondo, però fino al 2026, non è vendibile. Se non sbaglio, arriverà fino a Nagoya nel 2050 a Osaka. Se siamo vivi nel 2050, arriviamo a Osaka in e a Nagoya in... Ma adesso quanto ci vale per andare a Osaka? Due ore? Due ore e mezza. Due ore e mezza? Non lo so, io devo dire che su Shinkansen mi addormento sempre, quindi non me ne rendo conto. Due ore e mezza, in Nozomi è tre ore e qualcosa in Hikari. Ok, lo Hikari quante fermate fa, scusa? Hikari, vabbè. Ci sono due modi, praticamente se viaggiate con lo Shinkansen, c'è il Nozomi. No, Kodama. Qual è il Kodama? Cos'è? Kodama non lo prendo mai. Hikari, in Hikari? Nozomi che è quello più veloce che va fermato. Tipo... Fa conto, da Tokyo a Kyoto fa... Oh, è arrivato, sta arrivando. Ecco qua che arriva il cibo di Tommaso in Giappone. Mi sa che comunque c'ho la telecamera con qualche problema, non l'ho messa. E qua è arrivato il mio. Oh mio Dio. Che buono. Anche questo te lo fanno per vincere, no? Di solito questo riso, come funziona? Questo qui è il Sekihan, riso della porta fortuna. Infatti. Sì. Un grande regalo il Sekihan. Gaberzo, e questo qua è il Tonkatsu. Oggi questo qui è quello del pranzo, quindi è più contenuto. E costa anche poco. Se prendevamo quelle cose di più, erano ritagli, questi di Inception. Però è buono. E se venite in questo posto, il cavolo, il riso e il tsukemono sono tabehodai. Okay. Ma anche questo di riso? Sì, li potete prendere quante e la zuppa di miso. E ora mettiamo la salsa, come dicono loro, però lo mettiamo senza un po' di sesamo. Vedete qua sesamo. Prendo anch'io. Adesso stiamo per mettere la salsa, praticamente stiamo per mangiare il tonkatsu. Mettiamo un po' di sesamo, bisogna fare qua un po' di komatsuri. I giapponesi te lo fanno in 4 secondi, non so come, non ho mai capito. Non dipende dalla forza, o anche un po' sì. No, ma non lo so. E poi mettiamo questa qui normale, Sì, dai. E poi si aggiunge questa. Si può mangiare anche col sale, per esempio Tommaso lo preferisce col sale. A me invece piace sta salsa qua, così aumentiamo anche le calorie totali. Assaggerò anche con questo, però. Ah, e poi questo qui che è per il gamberetto. Ce l'ho solo io. Ah sì, infatti non ce l'ho. Vabbè, comunque lui si è preso l'ebi, che sarebbe il gamberetto. Qua c'è un po' di maiale. Io c'ho anche il maiale, però invece c'ho il pollo. E poi abbiamo il riso. Vabbè. Itadakimasu. Ok, allora mangiamo qui da questo tamakatsu. Là ci metto questa salsa qua per il cavolo. No, fai vedere quello, sì. Io sto facendo il video per lui, sta facendo praticamente dei video in cui fai vedere le cose che mangia. Ma io non voglio essere da meno. Il riso. Vabbè, noi qua si continua a mangiare, abbiamo ancora un sacco di pezzi. Tanto la cosa bella di questo ristorante è che praticamente cadono i pezzi. Non trovo caduto in terra. Ah no, dentro. Uno dentro la Mizushiro. Perché faccio sfidarmi? Chissà che buono che è. Vedete i danni. Ecco qua il buonissimo cazzo, proprio il miso cazzo. Cioè, a parte scherzi. Magari è più buono. Il miso cazzo è una specialità di Nagoya. Okay? Però no, una cosa inutile, molto più buono. È così, però con il miso dentro. Cioè è una salsa simile a questa con il miso. Buonissimo. Però intinto qua perdi tutta la croccantezza, un po' una schifezza. E a Ginza c'è questo, c'è un ristorante che lo fa che si chiama Yabaton, che è la filiale di quello che è Nagoya. Sì. Veramente buono, il mio tonkatsu di tonno. Siamo a mais. Questo è un tonkatsu commerciale. Vabbè, scrivetemi nei commenti se volete assaggiare questo cazzo. E noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Mi dici qualche indiscrezione che nessuno sa su di te e tua moglie? Ah, il segreto di Mana. L'esercito. Ti ha mai proposto qualcuno di far pimpordio in Giappone? A me sì, tantissime volte, io giuro. So. Però che soda, eh. E non c'è neanche un pelo nel naso, eh. Questo è stato sviluppato da un italiano. Davvero? Andiamo via, questo... Giochi al PC? Sono un fan di tutti i giochi horror. Ah, horror, ok. Quindi. Noi continuiamo a mangiare nel frattempo.